Grazie di essere qui con noi, Gianluca Cavicchioli, direttore di Confagricoltura della provincia di Siena. Un momento particolare, scandito da diverse fasi. Una realtà come la vostra, come si sta comportando verso i vostri associati in questo periodo? Questo momento è stato una scarica di adrenalina anche per noi e quindi è stato un momento di vivacità, è stato un momento di riflessione e quindi si è cercato di metterci al fianco delle aziende. Questo sta nel DNA nostro, ma in questo momento abbiamo necessariamente dovuto un pochino adeguarci alle nuove realtà. L'aspetto più importante è che in qualche modo è stato premiante e che comunque siamo stati in grado di essere un punto di riferimento per le nostre aziende e questo ci gratifica molto perché quello che è stato fatto finora è stato apprezzato e in questo momento siamo diventati, fra le tante, comunque un punto su cui contare. Abbiamo cercato di adeguare anche l'informazione, di renderla molto più dinamica, molto più presente, con varie forme conosciute e anche un pochino così meno sfruttate del nostro mondo. E questo devo dire che è stato premiante e su questa strada vorremmo insistere. Bene, allora perché la vostra, diciamo io che vi conosco, la vostra è un'informazione anche molto fisica, no? Anche con il giornale che voi stampate per tutti i vostri associati, anche con, diciamo, anche incontrarsi, cioè riunioni, quindi quello che può essere in qualche modo più una situazione offline. Che in questo momento stiamo vivendo meno. L'associato, quindi, questa cosa la sta un po' patendo, o voi in questo momento, appunto, grazie a innovazione e nuovi tipi, diciamo così, di comunicazione, state arrivando a tutti gli associati della vostra, insomma, della vostra realtà? Ma il rapporto con gli associati possiamo senz'altro definirlo molto tradizionale, ovviamente adeguato ai tempi, ma comunque rimane molto tradizionale, quindi il rapporto con la struttura viene preservato e devo dire che ha grossissimi vantaggi, perché è un modo per stare vicini, per scambiare due parole, per vedere lo sguardo, e questo rimane una grossa opportunità. Grossa opportunità che poi si trasforma, come dicevo prima, in un'affinità molto stretta e ci permette anche di essere molto più dinamici e molto più credibili. Tuttavia, questo impedimento nel frequentare gli uffici ci ha permesso di, come dicevo prima, di inventarci qualche cosettina. Ultimo è stato il filo diretto con i nostri soci, una nostra presenza su Facebook è stata molto apprezzata. E di qui, se si vuole, ovviamente niente di nuovo, ma è un modo per essere ancora più vicini, per non aspettare che i problemi ci arrivino, ma proprio per anticiparli, per essere presenti. È stata molto Bene. interessante, sarà per noi motivo di sviluppo, proprio perché, come si diceva, bisogna essere a fianco o forse un pochino avanti alle necessità delle aziende, perché così diventiamo veramente, non dico un partner significativo, ma sicuramente uno strumento su cui possono contare. Gli associati che sono all'interno della vostra realtà ricoprono, diciamo così, diverse aree produttive, no? Cioè non soltanto quella del vino. Sì, noi, la realtà di Siena ovviamente è conosciuta anche e soprattutto per il vino. Abbiamo un importante comparto relativo all'olio, la realtà dell'agriturismo, non possiamo dire che è nata in Toscana a Siena, ma diciamo che abbiamo dato un grosso contributo di sviluppare questa attività e crediamo che qui comunque rimangano delle realtà molto molto particolari, molto molto avanti, tutto il sistema dei seminativi e anche un'importante zootecnia. Quindi possiamo dire senz'altro che abbiamo la fortuna di avere come presenti tutte queste attività del comparto agricolo, sicuramente anche delle eccellenze riconosciute, e questo onore poi si trasforma anche in necessità di essere molto presenti, di essere molto attenti, non vogliamo fare alcuna differenza e vogliamo ben rappresentare tutte le necessità. Un aspetto che credo sia molto apprezzato, mi riallaccio alla premessa, è che la comunicazione che per noi in passato poteva essere anche un po' cadenzata in qualche settimana, è stata immediata con tutti i canali che conosciamo. E
e questo, torno a dire, riteniamo sia stato un comportamento premiante. Gianluca, fattivamente un'azienda che si rivolge a voi, cioè di fatto, per chi non lo sa, voi come la sostenete? Cos'è che fate per l'azienda realmente? Ma allora, oltre alle funzioni tradizionali di un'associazione datoriale, ultimamente abbiamo cercato molto di implementare anche settori relativi all'innovazione, nuovi progetti, nuove iniziative. Abbiamo stretto un'alleanza con il mondo universitario, con la ricerca, perché crediamo, e questo è stato anche un po' un nostro difetto, che tante opportunità giacevano in qualche cassetto dell'università, e invece il compito nostro è di stimolare questo contatto, e questo contatto ci permette di tornare in azienda a mettere in pratica queste opportunità, tanti percorsi innovativi che ci danno la possibilità di essere presenti e anche una risposta molto particolare. Un impulso, riteniamo, interessante è stato dato anche alla promozione. È vero che la dicitura toscana, la parola toscana, crediamo che insomma sia già oggetto di forte attenzione, ma come conosciamo tutti bene, bisogna poi alimentare certe visibilità, fare in modo di conoscere già i prodotti che sono ben conosciuti, ma anche altre realtà, e mi rivolgo all'olio, per esempio, altri prodotti del mondo zootecnico, e tutto non è statico, ci sono anche realtà interessanti in altri comparti che stanno venendo fuori, come le piante officinali, come il miele, quindi è un paniere molto aperto, molto ricco, e vale la pena e anche doveroso per rappresentarle. Sono tutte opportunità che ci rendono unici e comunque attenti ai nostri imprenditori. C'è una cosa Gianluca, in questo momento che stai vedendo, che accomuna un po' tutti, cioè come stato emotivo. Ma una cosa che ci ha dato molto conforto è che, oltre a ricevere tantissime telefonate, abbiamo ricevuto anche, per i problemi che abbiamo già evidenziato, la vicinanza e anche la volontà degli imprenditori di evidenziare le criticità, ma al tempo stesso di ripartire. Questa volontà, questa determinazione degli imprenditori, e questo è un grosso stimolo, è un germe buono che ci permetterà di affrontare questa situazione molto critica. Come spesso la storia ci ha insegnato, dai momenti più critici si possono individuare delle opportunità, e quindi, come dicevo all'inizio della trasmissione, della chiacchierata, ecco, questa scarica di adrenalina, che all'inizio in qualche modo può essere vista come paura, un domani deve essere poi rigirata al nostro vantaggio per volontà di fare qualcosa di nuovo. Se non mi ricordo male, Amazon credo sia stata, è nata nel 2001 per la crisi similare che c'è stata in Cina, nel Medio Oriente, quindi nell'Oriente. Quindi, ripeto, bisogna essere bravi a individuare le opportunità, crederci, e questo grosso stimolo per tutti. Bene, ad oggi quanti sono gli associati nella vostra realtà? Nella nostra realtà siamo a 976 associati, e abbiamo una grossa varietà, tra virgolette, e peculiarità delle strutture. Andiamo da aziende molto piccole, ma comunque si diversificano sempre per questo spirito imprenditoriale, in realtà di oltre 3.000 ettari con oltre 350 dipendenti. E quindi abbiamo anche la fortuna, e qui sta a noi, di attuarla molto bene, perché possiamo toccare con mano le necessità del mondo agricolo, e quindi vogliamo, speriamo di sapere ben rappresentare poi alla classe politica per poter sciogliere qualche nodo che inevitabilmente troviamo nel nostro percorso. Bene, io ringrazio tantissimo Gianluca Cavicchioli, direttore di Confagricoltura della provincia di Siena, grazie per averci spiegato la tua realtà, cosa fate per gli associati, e un augurio di buon lavoro a tutti voi per superare questo momento, anche grazie al sostegno che voi date. Grazie mille. Grazie a voi dell'opportunità, a presto. Ciao Gianluca, grazie.